Allora, iniziamo invece oggi questo nuovo capitolo che in qualche modo si va poi a collegare, si andrà poi a collegare, no? Al discorso che stiamo facendo sui casi d'uso, completandoli, che ha a che fare, questo titolo un po' pomposo, cioè progettare l'esperienza utente. In realtà questo implica molte altre cose che, cioè, buona parte delle quali esulano un pochino anche dal taglio che stiamo dando a questo corso. Però è un ingrediente che non può mancare. Cioè, di fatto dobbiamo chiederci, anche dal punto di vista dell'estetica, dell'interazione, della visualizzazione, della grafica, eccetera, quali sono le attenzioni che dobbiamo fare e soprattutto che come si integra la progettazione visuale, se vogliamo riassumerla così, ma non vedremo che non è solo visuale, più che altro la progettazione dell'interazione specifica, col ciclo di sviluppo del sistema informativo che abbiamo. Due obiettivi metto sul tavolo. Uno è quello di creare dei sistemi informativi più utilizzabili, più usabili, meno vergognosamente schifosi, ecco, fatemelo dire, nel senso che se noi siamo abituati a avere, soprattutto su web, di avere, o su dispositivi mobili, di avere interfacce curate, veloci, semplici, eccetera, se poi andate a prendere qualunque sistema informativo di tipo di stampo gestionale, vi sembra di fare un tuffo di 50 anni nel passato, magari 50 no, ma 10 di sicuro, sulla, non tanto sulla tecnologia, magari è fatto nuovo quest'anno, ma sull'impostazione, se vuoi, della grafica, ma soprattutto delle modalità di interazione. E questo perché? Ma perché l'altro ingrediente, l'altro obiettivo che metto sul tavolo è che non si tiene conto tradizionalmente nei sistemi informativi degli utenti. Diciamo che in molti campi si progettava senza tener conto degli utenti. E quindi io costruisco un oggetto che secondo me a te piace, secondo me tu lo userai, senza mai chiederti né se lo vuoi, né come lo vuoi, né come lo userai, né quando lo userai, perché sono io che so. Questo è un po' l'approccio. Nel caso di prodotti di mercato, è il mercato, se vogliamo, che falcia. Cioè, sì, io ho pensato una cosa bellissima, ma l'ho fatta male, la gente non lo usa, è diversa da quello che la gente si aspetta, non lo compra, finisce, il giorno dopo non ci sono più. Nel caso dei sistemi informativi, questo effetto falciante è molto più ridotto, perché io comunque il sistema informativo l'ho commissionato, in qualche modo funziona in modo macchinoso, in modo farraginoso, difficile da usare, eccetera, ma ormai ce l'ho pagato e per i decenni a venire me lo tengo. Perché ormai l'investimento l'ho fatto una volta e non lo tocco più. E nessuno mai mi aveva chiesto che fosse bello, ma non stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di usabilità. Quindi un pochino mi farebbe piacere che nel nostro processo di sviluppo l'aspetto usabilità, l'aspetto interazione, l'aspetto, poi daremo anche dei criteri, l'aspetto di architettura dell'informazione, che è una cosa abbastanza complessa a cui arriveremo, siano tenuti in conto già dall'inizio, che vanno a complementare l'aspetto funzionale. Cioè, noi abbiamo sempre detto, i requisiti ci dicono che cosa e non come. Ok, però non è che il come ce lo inventiamo a cavolo, così, come ci viene. Anche sul come ci sarà una metodologia di progettazione. E del come non intendo ancora a livello di codice, a livello di programmazione, intendo proprio a livello di interfaccia, no? Che è il primo punto. Allora, iniziamo questo ragionamento, questa panoramica, senza andare, qui nessuno di noi andrà a fare il designer o il grafico, no? Poi io in particolare sono particolarmente negato per queste cose. Però iniziamo un percorso in cui cominciamo a parlare di più dell'utente. Finora l'utente l'abbiamo visto come colui che aveva un obiettivo. In realtà finora il progetto l'abbiamo quasi sempre visto dal punto di vista dello stakeholder, del committente. Voglio una cosa che mi gestisca gli ordini. Qualcuno ha deciso che. E poi qualcun altro lo dovrà usare. Chi lo deve usare è diverso da chi l'aveva deciso. Non a caso noi parliamo di attori, dei casi d'uso, che sono diversi dagli stakeholder. Gli stakeholder sono quelli che hanno il beneficio, gli attori sono quelli che lo usano.
all'attore hanno un obiettivo specifico di breve termine nell'interagire col sistema. Allora, ci siamo messi tanto dal punto di vista dello stakeholder per costruire dei requisiti che fossero completi, non fossero contraddittori, fossero verificabili, quindi permettessero, diciamo così, anche un'organizzazione dell'attività di sviluppo, non ci siamo ancora messi dal punto di vista dell'utente. Sappiamo che cosa l'utente dovrà fare, che compiti gli daremo, quali obiettivi si dovrà dare lui stesso. Ma adesso chiediamoci un attimo, ma lui cosa ne pensa? E quindi nel nostro schemino utente-sistema, che è lo schema a cui vi ho sempre fatto riferimento, sia modellando il processo, sia soprattutto modellando poi i casi d'uso, perché qui ci stiamo avvicinando, abbiamo l'utente da una parte e il sistema dall'altra. E noi ci concentriamo sull'interazione, qui chiamato il dialogo, che l'utente ha col sistema. Ok, se andiamo a vedere dentro il sistema, in realtà adesso ci vogliamo concentrare su quella parte del sistema che gestisce l'interfaccia utente. Quindi noi non andiamo a vedere i database, non andiamo a vedere i server, non andiamo a vedere le logiche, ma cominciamo ad andare a vedere quella fettina, perché il fatto che l'utente possa interagire col sistema, poiché l'utente non ha ancora una porta USB da collegarsi direttamente col sistema, agirà attraverso un qualche tipo di interfaccia utente. E quindi ci andiamo a chiedere che criteri usare nella progettazione di questa interfaccia utente e che legame c'è tra la progettazione dell'interfaccia e la progettazione funzionale, quindi i casi d'uso. Ok? Questa è la domanda a cui dedicheremo qualche oretta. Ovviamente l'interazione è basata su uno scambio di informazioni, questa è una frase che temo di aver già detto tante volte, in entrambe le direzioni, cioè informazioni che l'utente in qualche modo fornisce al sistema, e pensiamo ai nostri casi d'uso dove ci schia, diciamo, l'utente richiede, l'utente inserisce, l'utente conferma, è un flusso di informazioni che va dall'utente verso il sistema attraverso l'interfaccia, e poi c'è il flusso di informazioni inverso, quelle dal sistema verso l'utente, quindi le risposte, spesso le concepiamo come risposte che l'utente dà, che le risposte che il sistema dà a fronte magari di una richiesta dell'utente, quindi l'utente richiede il calendario, il sistema visualizza il calendario, ma a volte queste risposte del sistema possono essere anche parzialmente spontanee, quindi che ne so, quando vi si apre la notifica del tipo è arrivato un nuovo messaggio, non è richiesta a qualche cosa che hai chiesto tu adesso, è una funzione del sistema che nel momento in cui tu sei collegato ti fornisce informazioni, alcune in risposta diretta, altre invece in modo più asincrono, no? Legate ad eventi esterni. Vabbè, questo diciamo così, è ciò su cui avevamo già ragionato. E ovviamente l'interazione avviene, può avvenire, deve avvenire attraverso, innanzitutto l'interfaccia del sistema la possiamo progettare, l'interfaccia della persona no, è quella con cui siamo nati, no? Tendenzialmente. Quindi sono i vari sensi, le varie modalità di interazione. Adesso, questo elenco qui sembra, provate a mettervi di 10 anni nel passato. Far vedere questo elenco faceva un po' ridere. Pensi, ma interazione con le mani, sì, al tatto, la voce, la posizione, no, la postura, lo sguardo. Dice, ma sì, ma stai parlando di fantascienza, le abbiamo viste nei film queste cose. Ecco, pensiamo che invece oggi queste cose sono normali. No? Tutti i dispositivi touch si basano sul tatto, sullo sfioramento, il riconoscimento vocale in molte applicazioni c'è già, la sintesi vocale pure, la postura, i sensori, il fatto, i gesti che compiamo con i dispositivi mobili, i sensori che abbiamo addosso, pensate tutto il mondo dello sport, sono cose che oggi invece diamo quasi per scontate. Quindi perché? Ma perché di fatto il mondo delle progettazioni di interfacce cerca di coprire il più possibile le capacità dell'essere umano. E mentre in passato era l'essere umano che in qualche modo doveva, e deve ancora, per carità, adeguarsi alle capacità del computer,
per nessuno di noi è nato con le dita a forma di tastiera. Chi più chi meno abbiamo imparato a usarlo. È uno strumento alieno, utile, quindi facciamo uno sforzo di apprendimento, ma non è per nulla naturale. Mentre invece via via si è andati, no, è più facile parlare che scrivere, per dirne una. Però l'informatica da 50 anni a questa parte richiede di scrivere con una tastiera, perché il capire il parlato non è ancora alla portata dei sistemi informatici. Lo sarà forse, probabilmente, gradualmente comincia a esserlo in alcuni contesti. Qui c'è una corsa a cercare di supportare l'interazione, l'interfaccia utente nei metodi più naturali possibili, più avanzati possibili. E ovviamente poi ci sono i classici metodi, cioè tastiera, schermo e mouse, per carità, il mouse è tra l'altro relativamente recente come modalità di interazione, no? Ecco, 15 anni che si usano i mouse, non di più. E mentre la tastiera, se vogliamo, andiamo indietro di più di 50 anni. Vabbè, ma questo significa che nel momento in cui progetto un'interfaccia, io ho di fronte una serie di strumenti, di modalità di interazione che è sempre più vasta, più complessa, più articolata, più ricca, se vogliamo, e dovrò fare le mie scelte. Adesso, chiaro che nel caso dei sistemi informativi, no, magari non abbiamo bisogno di andare su, diciamo, interfacce terribilmente multimediali o cose del genere, però sicuramente man mano che andiamo avanti le possibilità si ampliano, cioè il fatto che oggi qualunque sistema informativo debba comunque avere un'interfaccia mobile, quindi questa è basata su concetti come la dimensione fisica, la posizione, lo sfioramento, il tocco, eccetera, è una cosa che 5 anni fa non c'era, non se ne sentiva la necessità. Adesso sì, e quindi bisogna pensarlo. Ok, parliamo di interfacce. Interfacce a dispositivi. Cerchiamo di, anche qui, analizzare quali sono le variabili, gli assi su cui descriverle. Le interfacce possono essere più o meno complesse, no? Complicate, articolate. Complesse da che punto di vista? Allora, questo grafico ci propone la distinzione tra una complessità che è chiamata funzionale e strutturale. Cioè, complessità strutturale è quanto è complicato lui, come è fatto, come è costruito, di quante parti è composto, quanto è difficile montarlo e smontarlo, quanto è difficile assemblarlo, farlo funzionare. No? Qui ci fa vedere l'esempio, di uno smartphone, ma anche, che ne so, di un orologio. Chi di voi sarebbe in grado di fare un orologio? Quanti ingranaggi ha al suo interno? Strutturalmente è complesso, magari meno complesso di uno smartphone, ma comunque rispetto a altri due strumenti che sono sotto, che invece hanno una complessità strutturale molto bassa, cioè un coltello e una lama, appunto. Poi c'è il coltellino svizzero, che è comunque una serie, diciamo, di elementi relativamente collegati in modo relativamente semplice, no? Fa un po' di meccanica e dice, vabbè, ci sono due perni in cui agganci delle cose. Lavora un po' sull'attrito, sul ritorno, sulle molle, ma no. Rispetto a un orologio che devi mantenere, diciamo, il tempo, eccetera, è molto più semplice. Quindi la complessità strutturale è quanto è complicato dentro, quante sono le sue parti, in quale modo articolato, oppure semplice, non sono strutturate. E questo è indipendente dalla complessità funzionale, cioè da quante cose può fare. Ma possiamo avere dispositivi con bassa complessità strutturale, tipo il coltellino svizzero, ma magari una complessità funzionale relativamente elevata. È una cosa semplice, di bassa tecnologia, di bassa complessità, ma può essere usato in molti contesti, è stato progettato per fare molte funzioni diverse. Così come il confronto tra l'orologio e lo smartphone, la complessità funzionale, il numero, adesso parlare di aspetti funzionali, noi siamo ben ferrati perché arriviamo proprio adesso da un percorso di progettazione funzionale, quando parliamo di numero di funzioni che può svolgere, ci immaginiamo già la lunghezza, no? La possibilità dei requisiti dei carri d'uso. I carri d'uso di un orologio sono due, guarda l'ora e imposta l'ora, cambia le batterie, via, sono tre. Non riesco proprio a... lo smartphone ha magari qualche migliaio di casi d'uso diversi, quindi dal punto di vista funzionale è molto più ricco.
E poi c'è un terzo livello di complessità, che è la complessità d'uso, che non sembra, ma è indipendente dalle altre due, in particolare è indipendente dalla complessità funzionale. Cioè una cosa può essere anche complessa dal punto di vista funzionale, poter fare tante cose, ma poter essere facile da usare. Complessità d'uso, più è bassa, meglio è. No? Una cosa più è semplice da usare, meglio è. E il fatto di essere semplice da usare non vuol dire che sa fare poche cose. Vuol dire che magari sa fare molte cose, ma sono facili da utilizzare, facili da raggiungere, facili da gestire e così via. Quindi il nostro scopo, sicuramente lavoriamo con dispositivi che hanno una complessità strutturale anche molto alta, una complessità funzionale alta, ma dovremmo riuscire a mantenere il più possibile bassa la complessità d'uso, no? La facilità d'uso, tenere alta la facilità d'uso. Ma questo è il nostro obiettivo. Si può fare? Sì. Abbiamo dimostrato di sì con tanti prodotti di successo, tante interfacce di successo, sia in campo web che in campo mobile soprattutto, no? Dove questi aspetti diventavano essenziali nella progettazione del dispositivo. Sfatiamo il mito che sì, ma fa tante cose, quindi per forza è complicato, di sicuro è complicato. Complicato, questo gioca sulla confusione tra la complessità funzionale, sì certo, la complessità funzionale è complicato, ha tante cose, ha tante funzioni, però questo non implica necessariamente un'alta complessità d'uso. E come si fa ad avere un sistema con bassa complessità d'uso pur avendo un'alta complessità funzionale e ci interessa un po' meno strutturale? Giocando proprio sull'interfaccia. L'interfaccia è il filtro e la lente attraverso la quale l'utente vede il sistema e quindi il livello di complessità percepito dall'utente è derivato dalla bontà, da quanto è sofisticata l'interfaccia, da quanto l'interfaccia riesce a fargli arrivare solamente le cose di cui ha bisogno, contestualizzarle nel modo giusto in modo che per lui vengano percepite in modo semplice, pur nascondendo una complessità elevata. No? Se vogliamo la distanza tra la complessità dell'azione che fa l'uomo e la complessità degli eventi che si scatenano dentro il sistema informativo è sempre sempre più cresciuta. Siamo abituati a fare azioni in cui ti impegnano solamente in un bottoncino, però questo scatena tutta una serie di cose, di passaggi che tu non vedi più. Sono in qualche modo automatizzati, ma questo lo vediamo in tutte le tendenze, no? Pensate anche solo ai linguaggi di programmazione che via via si evolvono, diventano più, tra virgolette, semplici da usare, ma ogni istruzione del linguaggio ha una potenza molto maggiore rispetto ai linguaggi più semplici, e questo avviene anche nell'interfaccia. Ovviamente questa interazione richiede delle tecnologie, e se vogliamo posizionarci a oggi, non possiamo fare a meno di considerare contemporaneamente tre tipologie di tecnologie di interazione. E ovviamente queste varie tecnologie opereranno un filtro di tipo diverso, no? Allora, personal computer, browser web e dispositivi mobile. Sono tre mondi. Dici, ma i primi due non sono la stessa cosa? Sì e no. Qui si intende, allora, dispositivi, interfacce basate su PC, su personal computer, presuppongono un'interazione principalmente basata su tastiera, schermo e mouse, essenzialmente. E quindi una certa modalità di utilizzo, un contesto, quasi sempre da seduti, quasi sempre in un ambiente possibilmente tranquillo, cavi elettrici che escono, eccetera, eccetera. Classico ambiente, per intenderci, da ufficio o giù di lì. Poi, ciò che distingue il primo dal secondo, cioè quindi il personal computer dal browser, è che
se io ho un contesto tipo PC, dal punto di vista tecnologico e informatico ho due scelte possibili nel costruire l'interfaccia, l'avevamo un po' accennato una delle primissime lezioni, cioè dove divido l'interfaccia dalla logica applicativa. Posso costruire un programma ad hoc, me lo sviluppo, in un linguaggio di programmazione, in .NET, in C#, in Java, in quello che volete, un applicativo, oggi le chiamo le app, che installo su quel personal computer. E attraverso quell'applicativo, quel programma che devo installare, uso le funzioni del sistema informativo. Quindi questo richiede l'installazione di un programma sul PC di tutti gli utenti. Ovviamente questo programma dovrà essere sviluppato nelle versioni adatte ai sistemi operativi che gli utenti utilizzano, che sono almeno Windows e Mac, devo tenere l'incontro e così via. E dopodiché l'utente usa quel programma in locale, localmente su quella macchina, e poi eventualmente questo programma potrà, anzi di solito lo farà, collegarsi, scambiare dati con sistemi informativi centrali. Alcuni dati li ha in locale, si può salvare, può avere dei dati locali e poi scambiare informazioni. Ma questo scambio di informazioni avviene in modo non esplicito rispetto all'utente, l'utente non lo sa, non se ne accorge. Oppure, però a questo punto tecniche di progettazione completamente diverse, si decide di fare un sistema informativo con interfaccia web. Sistema informativo con interfaccia web significa che tutta la logica di funzionamento, la generazione dell'interfaccia, eccetera, risiedono sui server web dell'azienda e il PC da cui mi collego deve solamente avere un browser, un Chrome, un Internet Explorer, un Firefox, un Opera, un Safari o quello che vogliamo, a patto che ovviamente che sviluppato il sistema informativo riesca a supportarli tutti bene. Quindi in questo secondo caso la connettività di rete è essenziale per fare qualunque cosa, non solo alcune cose come nel primo caso. Il PC dell'utente non memorizza nulla sopra, non ha un database, non ha della logica di funzionamento, non ha dei dati memorizzati, ma viene usato solamente per aprire una finestra sull'applicazione web che contiene tutto. Capite che dal punto di vista di chi gestisce i sistemi informativi su larga scala, questo risolve moltissimi problemi. Perché io non devo più andare a installare su un parco installato di 10.000 macchine la nuova versione di 8 diversi sistemi informativi. Semplicemente aggiorno l'applicazione web, il mattino dopo quando il tizio arriva, accende e apre la pagina, si collegherà alla versione che c'è online in quel momento. E quindi si è andati molto, si è spinto terribilmente la migrazione da applicazioni installate a applicazioni accessibili via web. Tanto per fare un polling veloce, chi di voi sul proprio computer ha installato un programma di posta elettronica e lo usa? Oppure usate un programma online, cioè un sito online, un Gmail o qualcosa di questo genere? Quanti usano online? Allora, nonostante aver installato un programma sul proprio computer avrebbe tanti vantaggi, no? Uno perché ti scarichi la posta, ce l'hai anche quando non sei collegato a internet, la puoi vedere, a livello di integrazione col sistema operativo, quindi col computer, è molto migliore, può fare molte più cose che un'applicazione web non può fare. È più veloce tendenzialmente, però nessuno lo usa più, quasi, insomma, statisticamente, poi per quanto valgono le statistiche buttate lì come alzata di mano. Perché da un lato chi eroga servizi ha dei vantaggi enormi dal modello di distribuzione tipico del web. Se io mi scarico, do un programma, lo vendo, te lo faccio scaricare, poi devo fare attenzione che tu non lo copi, non lo distribuisca ad altri, se il mio modello di business è sulla vendita dei programmi. Se gira sul mio sito, è a casa mia. Se tu non hai pagato, possiamo perdere che molti servizi sono gratuiti,
se tu non hai pagato, semplicemente la prossima volta che provi a fare login ti trovi un gestaccio di risposta anziché la solita videata. Ho tutto sotto controllo. Ma, e quindi, un vantaggio sicuramente economico e competitivo. Anche per l'utente è un vantaggio, se vogliamo, di usabilità. No? Io sono sicuro che fra qualche anno, quando faccio questa, se dovessi fare questa domanda, tipo, ma voi avete installato un programma di posta elettronica sul proprio computer, c'è qualcuno che mi chiede, ma scusi, cosa vuol dire installare? No? Perché è sempre, diciamo, richiede una conoscenza del fatto che il programma, c'è già qualcuno che fatica a distinguere aver scaricato un programma e averlo installato, ma come ce l'ho è lì, sì, ma sì, però non è installato, devi lanciare il setup, devi copiare una cartella di applicazioni, sono tutte cose difficili, no, però percepite difficili, che stiamo cercando, chi costruisce computer sta cercando via via di sfoltire, lasciandoli a, un, diciamo così, a una platea più specialistica, più avanzata, ma rimuovere tutti questi ostacoli, le varie evoluzioni dei sistemi operativi cercano di far questo. No? E in questo tutta la tendenza del concetto di app che è arrivato dal mondo mobile va in questa direzione qui. No? Quando tu scarichi un'applicazione mobile, scaricarla e installarla è un tutt'uno. È una cosa unica, hanno unificato questa esperienza. Se lavori nel mondo PC, no. Quindi sono modelli concettuali di lavoro diversi, quello del so che ho un PC, ci metto sopra che cacchio voglio io, salvo i file dove voglio io, me lo gestisco io. Poi questi programmi che uso si collegheranno al server, a internet e va bene. Rispetto a un PC nudo che è sopra un browser e tutto ciò che fa, adesso lo usano questa parola lì che sapete tutti, no, cloud, che non vuol dire niente ovviamente, per questo lo usano tutti, in cui le applicazioni che uso non risiedono sul mio computer ma risiedono su server remoti, i dati risiedono chissà dove, sono di proprietà di chissà chi, ma va bene, lo uso. E sul mio, mio computer viene usato per due scopi. Uno, gestire l'interfaccia utente, quindi alla fine il bottoncino lo schiaccio sul mio schermo. E due, gestire la connessione di rete, connettività di rete. Tutta questa rivoluzione è stata possibile anche e soprattutto dall'evoluzione dei browser, delle tecnologie web, dell'HTML e cose di questo genere, di cui magari, non magari, dedicheremo poi un po' di tempo, cercherò di dedicare un po' di tempo a raccontarvi qual è stata l'evoluzione, quali sono le tecnologie che ci sono sotto, visto che è così importante. Più importante, secondo me, oggi capire come funziona un'applicazione web recente che non andare a capire applicazioni. No? Chi di voi arriva dalla triennale che ha fatto il corso mio e quello di Lio in parallelo, ha un primo assaggio della differenza tra questi due mondi qua. Che dal punto di vista del programmatore è un casino in entrambi i casi. No? Dal punto di vista dei requisiti sull'utente, invece è molto più semplice la seconda possibilità. Tra l'altro questa seconda possibilità in qualche modo si va ad accavallare con la terza. Meglio di no, ma in teoria se io ho un'applicazione web la potrei anche, un sito basato su un'applicazione web, la potrei navigare anche da dispositivo mobile. Poi lo si fa. Diciamo così, l'esperienza utente nel cercare di navigare un sito pensato per un PC, per un browser su PC, attraverso un browser di dispositivo mobile, normalmente è un'esperienza abbastanza frustrante. No? Perché è pensato per essere visualizzato in grande, per avere il mouse, tutte azioni, tipo quando passo, sopra il quando passo col mouse sopra un elemento, questo si evidenzia, questa è una cosa che con un tablet non posso fare, se non parlo di smartphone in cui non vedo niente, ma pensate a un tablet anche più ampio, e io tocco o non tocco, non c'è il passare sopra come concetto, no? Dopodiché c'è il drag che si, e lo swipe che si usano molto, mentre l'interfaccia basata sul mouse no. Quindi, diciamo, ci sono due filoni. Da un lato un filone siti che sono progettati per essere usati con un browser su un PC, che in qualche modo in condizioni di emergenza riesco anche a usare su un dispositivo mobile, anche se appunto non è un'esperienza soddisfacente. Più recentemente invece si stanno sviluppando delle tecniche proprio di progettazione dell'applicazione web stessa
che prendono un nome di responsive web design, in cui sviluppi con tecniche di applicazioni web che già tengano conto del fatto che il sito potrà anche essere navigato da dispositivi mobili e quindi ha tutte le tecniche di ridimensionamento, di relayout dell'applicazione, delle videate, quando si accorgono che il sito viene navigato da un dispositivo mobile e quindi tengono anche conto delle dinamiche di interazione. E quindi in qualche modo si cerca di unificare applicazioni basate su web che siano adatte ad entrambi i mondi. È chiaro che non capita in automatico, è un lavoro che va fatto in termini di progettazione e di implementazione. Oppure, prettamente, diciamo così, del mondo mobile è applicazioni, si torna all'era del PC in cui anziché il PC e il mobile installi un programma di sopra, no? Le chiamano app perché il programma era troppo brutto, faceva vecchio, e interagisci localmente con la app che può fare quello che faceva il programma una volta, salvare i dati in locale, gestire l'interazione e di tanto in tanto, quando ha voglia, collegarsi via internet al server con cui scambia dati. Che ovviamente l'enorme vantaggio che ha una interfaccia utente tendenzialmente molto più snella, molto più, diciamo così, semplice da usare, immediata, eccetera. Quindi questi sono i mondi con cui dobbiamo avere a che fare. Tutti e tre, no? Perché ci sono, possiamo far finta di dimenticare i programmi su PC, ma in realtà non è vero. Perché molti tipi di applicazioni, quelle soprattutto più complesse, più avanzate, che hanno bisogno di potenza di calcolo, e tenete conto che le ultime due categorie, quella delle applicazioni web e delle applicazioni mobili, non usano quasi potenza di calcolo sul dispositivo, usano tutta quella sul server. Se ho bisogno di fare dei rendering, dei grafici, delle cose di questo genere, il server comincia a essere pesante. È vero che faccio la cloud più grossa, ma se invece, quando ho magari un PC che non fa niente, è lì fermo che non sta facendo niente, perché il 99% del tempo aspetta che io faccia click, magari una CPU che è potente, no? E quindi per molte applicazioni invece l'uso di programmi installati, funzionano anche se non c'è la rete, o i backup in locale, insomma tutta una serie di... Quindi non la possiamo dimenticare, non fa ancora parte del passato, infatti questa non si è ancora interrotta, continua ad esserci. Dobbiamo lavorare su questi tre campi. Tanto per avere un po', no, dei flash di idee, no? Sempre parlando di posta elettronica, se vi chiedessi, ma sul dispositivo mobile, voi la posta elettronica, tutti quelli che leggono sul PC, sul proprio PC leggono la posta via browser, sullo smartphone lo leggete anche via browser o avete installato l'applicazione? Quindi, vedete che poi alla fine, l'utente, anche se avreste entrambe le possibilità, l'utente sceglie ciò che gli è più comodo, più semplice, più facile. Tante volte non va a valutare altri aspetti, a meno che non abbia dei requisiti utente particolari. No? Ok. Allora, qui ci leghiamo ovviamente anche... Allora, da adesso in avanti cerchiamo di mantenere in testa questi tre scenari, ok? Cerchiamo di fare un discorso inizialmente generale, poi a un certo punto alcune cose si possono fare, altre no, in funzione del tipo di piattaforma. Ovviamente questo discorso si lega ai casi d'uso, no? Nel senso che l'utente usa un'applicazione, ne usa degli aspetti, delle videate, dei passaggi, perché sta cercando di raggiungere il suo scopo, il suo obiettivo. Quindi noi ci siamo calati dentro un caso d'uso e ci stiamo chiedendo, ok, qual è il modo per facilitare l'utente nel raggiungere i suoi obiettivi? Nel caso, ad esempio, un'applicazione su PC, o un'applicazione web, o un'applicazione mobile, come fa l'interfaccia a filtrare la complessità e rendere più semplice possibile, più diretto, più immediato il raggiungimento dello scopo da parte dell'utente? Questo è un ragionamento che possiamo fare, anzi dobbiamo fare, caso d'uso per caso d'uso, perché secondo ciò che deve fare, devo trovare quali sono le modalità di vestirglielo nel modo migliore. Ovviamente poi ci dovrà essere anche una coerenza generale, nel senso che non è che posso pensare che per scrivere una mail o un tipo di interfaccia e per fare reply, per risponderla, un'interfaccia completamente diversa, no? Deve esserci poi una coerenza più generale, pur nella specificità dei singoli casi d'uso, ciascuno dei quali ha certe caratteristiche,
devono far parte di un progetto integrato di cui poi diciamo, accenneremo quando parleremo di architettura dell'informazione. Ecco, e cosa vuol dire filtrare? No? Che l'interfaccia utente filtra? Questi due termini geografici che sono il golfo dell'esecuzione e il golfo della valutazione, no? Che sono, se vogliamo, termini di scienze cognitive. Immaginate un utente di fronte a un'interfaccia, cioè aprite un sito web che non conoscete, vi dicono, ah guarda, vai a questo indirizzo, bello, bellissimo, vai a questo indirizzo, si apre la pagina, l'home page. Tu non ne sai nulla, allora a questo punto avviene, diciamo così, nella tua mente un processo in cui devi cercare di capire che cos'è che hai di fronte, che cosa fa e che cosa fanno i vari elementi dell'interfaccia. Se clicco lì, cosa succede? Quell'altra cosa è un titolo o è una cosa su cui posso cliccare? Posso fare qualcosa? Con cosa posso interagire? Allora, io devo valutare innanzitutto quello che mi viene presentato e mi faccio un modello mentale. Pensiamo a un'applicazione semplice ma non troppo, un calendario, okay, un'agenda. Allora io ho in mente cosa intendo con agenda e gli appuntamenti, ho un mio modello mentale, è un mondo che già conosco, no? Dopodiché il sistema gestirà quelle informazioni con un suo modello concettuale che magari è diverso dal mio, è più complicato perché lui deve gestire magari più utenti. Il concetto di l'agenda, il calendario, l'appuntamento è semplice, però se già devo cominciare a pensare agli appuntamenti ricorrenti, non ricorrenti, le festività, le cose si complicano, no? E ognuno si fa, in base alla propria esperienza, un proprio modello mentale delle cose. Di mezzo tra la rappresentazione mentale dell'utente, che nessuno può vedere e conoscere se non l'utente stesso che vagamente la percepisce, e la rappresentazione del sistema, che è basata su tabelle di un database, ci sta di mezzo l'interfaccia utente, che deve aiutare l'utente a percepire le informazioni. Quindi l'interfaccia presenta le informazioni in un certo modo, interpretandole dai dati. Quindi non ti sbatti in faccia il contenuto della tabella, non sarebbe fruibile. L'informazione c'è, ti faccio vedere un dump della tabella, del database, e ti leggi gli appuntamenti che hai. Ah, te li devo mettere in bella, carini, facilmente leggibili, perché? Perché siano facilmente percepibili da te e interpretabili. Cioè tu interpreti ciò che vedi sullo schermo cercando di mappare le informazioni che vedi sullo schermo col modello mentale che tu hai di ciò che sta succedendo. Per parlare di calendario, io non sono mai riuscito a digerire quelle interfacce di calendario che hanno i giorni in ordinata e le ore in ascissa. Non lo digerisco. No? Per me i giorni sono le colonne e invece le righe sono le ore. Quindi il tempo va avanti così. Ci sono altri calendari che hanno, invece per un certo periodo di tempo, mi sembra anche gli orari del Poli fossero così, con il tempo che andava avanti così, da sinistra verso destra. Quindi tu avevi lunedì orizzontale, martedì orizzontale. Prendete un'agenda, un diario scolastico, secondo me si dividono a metà. Tra quelli che hanno l'orario messo di così e l'orario messo invece in modo trasposto. È da trasposta, per carità, però è un'operazione di trasposta che rende più facile e più difficile mappare una certa visualizzazione su un modello mentale che io ho. Tranquillo, eh? Mi è tagliato una gamba. Quindi c'è il processo di percezione. Devo, ho una visualizzazione e la mappo nel mio mondo per dire ok, ho capito questo. È chiaro che questo processo richiede un certo sforzo e ha un risultato che può essere più o meno accurato. Cioè, certo sforzo nel senso che ci posso mettere più o meno impegno a dover capire, a dover percepire. Ho una cosa a colpo d'occhio, sì, una cosa invece che mi richiede di pensare.
di ragionarci un pochino. Allora mi costa un pochino di più. E poi l'efficacia del tipo, tu poi hai capito esattamente la cosa giusta? O nel percorso di interpretazione, di valutazione, ci hai messo del tuo, o il sistema ci ha messo del suo, per cui alla fine ciò che hai capito tu è diverso da quello che, dall'informazione vera. E questo è il rischio vero, no? Che il processo di percezione poi arrivi a un convincimento della persona che dice sì sì è così, ma quando in realtà non era così, perché il dato non è stato trasferito in modo corretto. Quindi questo è tutto questo percorso. Poi c'è il percorso inverso, in cui quando l'utente vuole fare qualcosa, ha intenzione di fare qualcosa, e qui non pensiamo solo allo use case in generale, ma anche ogni singolo passo dello use case, dice ok, io adesso devo inserire la data di nascita. Facile, ho un obiettivo semplicissimo, ho un'intenzione, voglio inserire la data di nascita. Quali sono i pezzi della pagina o dell'interfaccia con cui devo interagire per farlo e come farlo? Ci sarà un calendaretto su cui cliccare? Ci sarà un campo di testo in cui scrivere? Devo identificare quali sono gli elementi dell'interfaccia utente verso i quali devo navigare, cioè o mi sposto perché è già lì oppure devo cambiare pagina per vederlo, per trovarlo, poi ci devo interagire e poi finalmente eseguo l'azione. Ma prima di eseguire l'azione devo essere convinto io che quel campo lì serve per indicare una data e che ce la devo scrivere. Scrivere è diverso da scegliere da un elenco, da un calendarietto. Quindi l'interfaccia utente non mi deve solo comunicare delle informazioni, ma l'interfaccia mi deve anche far capire quali sono gli elementi su cui posso agire, le azioni che posso compiere e come farle. È chiaro che in questo giocano moltissimo le convenzioni, convenzioni grafiche, tipografiche se vogliamo, che affondano 500 anni nel passato, no? Cioè dai tempi di Gutenberg, quando voi vedete una cosa scritta larga, in grassetto, al centro pagina, all'inizio della pagina di un libro, e poi il resto scritto più piccolo sotto, capite che quello è il titolo di un capitolo e il resto è il testo del capitolo. Non ce l'ha insegnato nessuno, l'abbiamo imparato per convenzione. Ma è una convenzione, eh? Uno potrebbe benissimo dire che il titolo del capitolo si scrive capovolto, testa in giù, ma nello stesso font del resto. Sarebbe una convenzione cretina, ma come tutte le convenzioni, non è né migliore né peggiore delle altre. Allora anche noi nell'interfaccia utente abbiamo ormai, soprattutto pensiamo all'utilizzo dei siti web, ormai il nostro cervello è abilissimo nel classificare componenti di interfaccia utente. Ad esempio, questa pubblicità non la guardo. Questo è un campo di ricerca. Perché? Perché messo in alto a destra c'è una lente vicino. C'è una lente. Campo di ricerca. Cosa c'è vicino? La lente. Qual è l'icona che indica la ricerca in Word? Il binocolo. Allora, voi pensate che su web si sono formati dei linguaggi standard, anche iconografici, usati da tutti. Cioè nessuno oggi si sognerebbe di fare un sito in cui la ricerca metto vicino l'icona del binocolo. No? E Word è andato avanti ancora adesso, 15 anni col binocolo. No? Quindi tanti indizi piccoli, proprio a livello visuale, a livello di layout, io mi aspetto che, poi cercheremo di parlare un pochino più profonditamente, mi aspetto che una certa, insomma, per andare all'inizio del sito devo cliccare in alto a sinistra, e in alto a sinistra mi aspetto che ci sia il titolo del sito e il logo. Chi mi mette la ricerca o il form di logo, o il login in alto a sinistra è un cretino. Ma non perché sia sbagliato in sé, lo è perché gli studi di usabilità dimostrano che è più complesso, ma più che altro perché l'utente non si aspetta quello. Una delle linee guida principali su tutto il mondo dell'usabilità
è di non rompere le convenzioni se non hai un buon motivo. Non è che essere diversi sia meglio, di per sé sia meglio, no. Essere diversi significa che l'utente deve faticare un pochino di più per capire cosa gli mostri, perché lo stai facendo in un modo diverso da tutti gli altri, e faticare un pochino di più per ottenere i risultati che vuole, perché deve andare a imparare tu come rappresenti certe cose, a differenza di tutti gli altri che lo rappresentano in modi standard. E andate a spiegarlo ai designer che non si sentono creativi se non fanno qualcosa di diverso. C'era un bellissimo libro, tempo di lettura 2 ore, quindi, sull'usabilità, che il titolo riassume, diciamo, moltissimo di quello che c'è da sapere sull'usabilità. Il titolo era Don't Make Me Think. Non farmi pensare. Cioè io devo riuscire a usare il sistema ponendo la mia attenzione sui miei obiettivi. Cioè, quando voi scrivete una mail, state scrivendo una mail. Non state usando il sistema di posta elettronica per scrivere una mail. Perché se siete coscienti che state usando il sistema di posta elettronica, questo si interpone tra voi e il vostro obiettivo. È una cosa in più a cui pensare. Allora, magari quando devo andare a cercare una mail dell'anno scorso mandata da un tizio che non mi ricordo chi fosse, eccetera, allora devo un attimo mettermi lì a pensare com'è l'interfaccia di ricerca avanzata, perché non la uso tutte le volte. Quindi, e va bene, ci sono dei momenti in cui necessariamente sono cosciente che sto usando l'interfaccia di un programma. Ma nei task invece più normali, più quotidiani, più frequenti, il programma deve sparire. Deve scomparire. Quante volte, usando Facebook, vi siete chiesti, aspetta un attimo, se adesso premo invio, manda il messaggio o va a capo? Perché in posti diversi fa cose diverse. E questo è un esempio di un'incoerenza interna che vi fa pensare. Devi ricordarti, aspetta un attimo, allora se sono, non mi supporto più qualsiasi, se sono nei post va a capo, se sono nei messaggi lo manda, poi c'è, addirittura c'è ancora la casellina, non so se l'hanno tolta, non mi ricordo, che ti dice, no, ma se metti questa casellina quando vai l'invio lo manda, se togli questa casellina invece quando vai l'invio va a capo. Ma siamo scemi. No? Scegli una strada e usala in modo coerente, no? Aveva un senso, nel senso che se tu batti l'invio e mandi il messaggio, eviti alla persona di premere il bottone invio. Semplicemente loro dovevano premere il bottone modifica, cancella, perché sicuramente un errore di battitura c'è già stato, non potevi rileggerlo. Però, esempio semplice, in cui però tu sei obbligato, a un certo punto arrivi alla fine della riga e dici, aspetta un attimo, devo battere invio o shift invio? E se devo mandarlo, devo inviarlo, devo battere invio o cliccare sul bottone sotto? E li pensi, e perdi millisecondi. Dici, vabbè, millisecondi, tanto sto cazzeggiando su Facebook, però immaginatelo in un contesto aziendale. Non è tanto i millisecondi che perdi, che se però tu li sommi su 8 ore al giorno per 100 persone, per 1000 persone, fa euro, fa soldi. Ma l'interruzione dell'attenzione, perdi il filo di cosa stai facendo, se sei continuamente interrotto. Interrotto non da qualcun altro, ma dalla tua interfaccia che si mette in mezzo, la vedi. No, come quando prendiamo la patente, no? All'inizio ogni gesto che fai lo devi pensare, adesso devo mettere la seconda, adesso devo premere la frizione, ci siamo passati tutti. E voi non ci pensate più, pensate a quel deficiente di fronte che ha frenato, non al fatto che dovete premere il tasto del freno, perché quello avviene in automatico. Ok? È la stessa cosa qua. L'interfaccia deve, questo ciclo di percezione ed esecuzione deve essere il più possibile invisibile all'utente. E non lo è da solo, lo è se lo progettiamo bene, solo. Non è automatico. Questo è un fornello da cucina, ma poi su questi temi qua ci si diverte tantissimo, no? Poi purtroppo dovremmo rideviare su sistemi informativi, ma sono delle cose che se un minimo vi attizzano vi invito ad approfondire.
questo è un fornello da cucina, allora guardate questo che replica quella foto in alto, a parte lo sporco. Quale? Questi sono i quattro interruttori, rotelle che accendono rispettivamente questi quattro fuochi. Which is which? Cioè quale? In che ordine sono? Questo qui cosa accende? Questo perché è il primo in alto a sinistra o questo perché è il più a sinistra? Va a sapere. Allora, innanzitutto, prima ogni volta di pensare, non a caso di fronte a tutti i fornelli c'è una piccola serigrafia che ti fa vedere, ti ripete in piccolo la disposizione dei fornelli e dice guarda che se tocchi questo modifica quello. E questo è un tipico esempio di informazione indiretta che complica le cose. Quante volte abbiamo acceso o spento il fuoco sbagliato? Non si contano più. Ma non dobbiamo sentirci scemi noi. Ha sbagliato chi ha progettato il sistema. Non ha tenuto conto di un principio base che si chiama affordance, cioè l'interfaccia deve invitare o rappresentare direttamente il modo in cui vuole essere usata. Questa è una affordance favolosa. Vi invito a fare qualunque cosa con questo oggetto che non sia di spingerlo. Non ci riuscite, non si può. Anzi, infatti per chiuderlo si fatica. L'unica cosa che puoi fare è spingerlo anche in modi non troppo convenzionali, no? Ma è stato pensato per quello. Non a caso si chiama maglione antipanico, per cui tu dici non devi pensare. Se sei nel panico non hai bisogno di pensare, vai, no? E questo è progettato bene. Pensate a un'interfaccia di questo genere applicata a un sistema che piloti delle macchine abbia dei requisiti di sicurezza per cui devi minimizzare l'errore umano, e questo lo massimizza l'errore umano. Perché già nella situazione di panico, pare che Chernobyl sia partita per questo, perché ciò che mostrava l'indicatore, gli umani hanno interpretato in modo sbagliato ciò che in realtà stava succedendo, perché le interfacce stavano, una parte non funzionava, una parte mostrava dei dati errati. Ma qui è bastato poco, qui non ci sono dubbi, sul lato di sinistra. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato di un centimetro? Però abbiamo aumentato enormemente la affordance perché il comando ripercuote molto da vicino il layout fisico, lo richiama perlomeno, cioè non è che siamo idioti che devi proprio metterlo lì, no? È uguale, basta un richiamo che poi il motore analogico della nostra mente fa il resto. Allora è ovvio che 1, 2, 3, 4 sono 1, 2, 3, 4. Non c'è altro modo sensato di interpretarlo, poi per carità, menti malate ne conosco, ma... Questo qui è facile, perché abbiamo dovuto dare affordance a qualche cosa che era fisico. Quindi costruisco un modello, poi sulla base di questo sono basati tutti, sono i quadri sinottici di impianto, no? Se andate a vedere delle aziende che hanno impianti di automazione, di solito ci sono dei grossi pannelli su cui c'è proprio lo schema dell'impianto fisico, il layout, e le lucine, gli indicatori messi nel punto giusto, e non un elenco di indicatori da sinistra verso destra con l'etichetta sotto che dice che cos'è, che convogliano la stessa informazione, mostrano la stessa informazione ma non convogliano l'utente la stessa informazione, perché l'utente ci mette bene. Più difficile è creare una affordance utile per non oggetti non fisici ma mentali, cioè la mail, il calendario, sono cose astratte e quindi è ovviamente più difficile, meno, no, più facile. Un'altra cosa molto divertente, questo Norman che ha sviluppato questo modello, aveva scritto un libro, ormai è già vecchio ma comunque ancora un pilastro di queste discipline, adesso non ricordo il titolo in inglese,
il titolo in italiano era, il sottotitolo in italiano era qualcosa tipo Psicopatologia degli oggetti della vita quotidiana, ma il titolo era La caffettiera del masochista. E faceva vedere una caffettiera, per esempio, la tipica moca classica, col manico dalla parte del beccuccio. Quindi tu per versare il caffè ti ustionavi il braccio. Questo è un esempio che, sulla base del quale diceva, se un oggetto è difficile da usare, e questo lo trasliamo sull'interfaccia web, perché poi Norman adesso sta anche facendo, si è specializzato anche in questo, non è per colpa dell'utente, ma è perché è progettato male, sia gli oggetti fisici che soprattutto interfacce. Se ci mettiamo questo in mente, probabilmente il 70% di chi progetta le interfacce dei sistemi informativi dovrebbe farsi come minimo un esame di coscienza. Perché la prima risposta che ti danno è ma che l'utente non è capace, oppure l'utente ha sbagliato. No? Dobbiamo cambiare questo punto di vista. Ok, l'altro aspetto, quindi due ingredienti per avvicinare, no? Per ridurre, per non far pensare all'utente, o meglio per farlo pensare ai suoi scopi e non all'uso dell'interfaccia, no, mi vengono in mente tanti altri esempi, come adesso guardavo la tastiera, stavo andando avanti e indietro con le slide, no? La freccia in su e la freccia in giù. Di nuovo, questa è una disposizione fisica che si mappa molto bene sul modello mentale che uno ha delle slide una in sequenza rispetto all'altra. Voi siete troppo giovani, ma in un certo periodo c'erano delle tastiere con le quattro frecce messe in fila, non messe a tiro, rovesciata. No? Funzionavano come frecce, per carità, però richiedevano un pochino di più. Quindi uno dei concetti chiave per semplificare questa interazione è lavorare sul concetto di affordance, cioè mettere elementi visuali che siano usabili in un modo univoco e la cui azione sia diretta. Su questo i dispositivi mobili hanno fatto passi da gigante, il fatto che tu prendi una cosa col dito e la sposti, per scemo che possa sembrare all'inizio, però, e lo fanno vedere sulla foto, vabbè, ma poi prendete un bambino di 2 anni e è in grado di sfogliare un album di fotografie su un dispositivo mobile, su un PC no. Benché vada te la cancella perché si schiaccia sul delete. L'altro ingrediente forte è quello del feedback continuo. Fornire continuamente, oltre alla forza, quindi ti faccio capire prima di fare una cosa quale devi farla, ti riduco la fatica nel capire cosa devi fare. Il feedback invece ti riduco la fatica nel capire cosa sto facendo davvero, qual è l'effetto delle tue azioni. No, il fatto che io faccio un'azione e il sistema reagisce dopo un certo tempo. Qui in mezzo l'utente, dopo i primi 100-200 millisecondi, comincia a chiedersi, avrò cliccato? Bene. Avrò preso il comando? Avrà fatto il comando giusto? Devo riprovare? No? Perché capita. Se tu schiacci un bottone e non succede nulla, ti chiedi se l'hai schiacciato male o se il sistema si è incantato e allora cominci. Allora, il sistema deve, soprattutto per azioni che hanno una durata lunga rispetto al ciclo percettivo umano, quindi quando superiamo i 200-300 millisecondi, così, quando superiamo questo tempo, devo fornire uno stato di avanzamento, un feedback intermedio all'utente che dice, tranquillo, ci metto del tempo ma sto andando avanti, ho capito cosa mi hai chiesto e te lo sto fornendo. Non ti do ancora la risposta ma ti faccio capire che ci sto arrivando, non ti do ancora l'azione, ti faccio capire che il comando è stato preso. E così via. Poi le modalità sono le più, dalla barra di progresso, cose di questo genere, ma sono le più diverse, no? Che tranquillizzano l'utente sul fatto che l'azione che lui ha compiuto era corretta. Ha cliccato su qualcosa che non era un elemento puramente decorativo, ma era un bottone, ma era un comando. Quindi quest'altro aspetto è da è sempre da progettare.
realtà andrebbe progettato bene, perché abbiamo esempi di tantissimi siti in cui magari fai un'azione, una ricerca, e ti salta fuori, magari sono andi in modo i pallini che girano, no? Le palle che girano. In realtà il modo giusto di fare girare questi elementi grafici è quello che, diciamo, il front-end del sito dovrebbe parlare col server, e man mano che il server dice stiamo andando avanti, lui la fa andare, la fa girare un pochino. Ciò che fanno molti siti invece è metterci una bella GIF animata, un'immagine animata che gira da sola localmente, poi magari posso aver staccato il cavo, il server può essere esploso in un'esplosione termonucleare, ma comunque, no, sul browser sta girando quell'immaginetta lì, il cui progresso è sganciato dal vero progresso dell'attività. Per cui c'è sempre un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose. Ok. Queste cose di cui stiamo parlando in realtà danno da mangiare a tanta gente, ma nel senso che sono filoni proprio di studio abbastanza ampi, e sono anche articolati. Io qua ho trovato questa immagine che riassumeva alcuni degli aspetti, no? Che vanno dall'enorme spettro, dalla progettazione funzionale alla progettazione grafica. Viviamo lì in mezzo, ok? Per cui quello che si dice molto, il termine che si usa molto, adesso sta cominciando a diventare di moda, è quello di user experience. Cioè progettare l'interfaccia, l'esperienza dell'utente. Come l'utente, come io voglio progettare che l'utente interagisca col mio sistema. Chi progetta giochi sono dei campioni in questo. Da che devono tenerti agganciato lì, darti un'esperienza che sia comunque sempre continua e gratificante, eccetera, e nello stesso tempo non banale. Un altro aspetto è quello dell'architettura dell'informazione, che è un termine un po' strano e anche poco noto, ma che poi si concretizza, ad esempio, pensiamo a un sito web, nella struttura dei menu. Quali sono le voci del menu principale? Quali sono le voci del menu secondario? Il contrario dell'architettura dell'informazione è il sito della didattica del Politecnico, in cui c'è tutto, ma il sistema con cui è organizzata l'informazione non ti guida minimamente a raggiungerla. Ma critichiamolo, dai, siamo qua. No, ma solo per... Soprattutto qua, ecco, queste caselline qua sono bellissime. Distinguere tra segreteria online e servizi per gli studenti è sempre, cioè, dov'è una roba? Il calendario delle lezioni, il calendario degli esami. E infatti non ti basta leggere il titolo, hanno dovuto scrivere. Don't make me think, devi leggere, pensare, poi ripensarci e fare attenzione, poi ci provi, non lo trovi, lo sa che è un'altra parte, no? Perché vedete, come vedete qua hanno anche rinunciato a fare un menu. È piatta questa organizzazione, ci sono delle voci che più o meno, che in realtà si capiscono molto di più capendo come è organizzata la segreteria studenti al suo interno, perché dietro ciascuno di questi c'è un gruppo di persone diverso, un servizio diverso, un ufficio diverso, rispetto invece a come la penso io, studente, sulle informazioni che mi servono. Questo, io ho preso questo perché lo conosco bene, e anche voi, ma è una costante. Sistemi informativi la cui organizzazione riflette la struttura organizzativa dell'azienda. Metteteci una pietra sopra, è sbagliato, sempre. L'utente che arriva da te non è tenuto, non deve sapere qual è l'ufficio della tua azienda che gestisce quel processo. L'utente ha un obiettivo suo, e il suo obiettivo non è quello di imparare la tua organizzazione aziendale. Il suo obiettivo è raggiungere un'informazione. Allora tu devi organizzare l'informazione che gli proponi, quindi dividerla in sezioni, in parti della pagina, dare i titoli giusti, le etichette giuste,
orientamento. Ma che vuol dire? Ma l'abbiamo usato orientamento la parola nell'ultimo anno? Guarda, quando mi sono perso andando per funghi, allora ho perso l'orientamento. Perché è diverso da offerta formativa? Sì, ma devo spiegartelo un attimo. Orientamento è l'attività che fai per studenti delle scuole superiori per aiutare a scegliere l'università, l'offerta formativa invece è l'asciutto elenco dei corsi, dei corsi di laurea, eccetera, eccetera. Però uno che deve andare all'università non sa. Questo orientamento la fai. Ma perché riflette l'organizzazione interna? Invece l'architettura dell'informazione mira proprio a fare il percorso inverso. Organizziamo l'informazione in un modo che sia utile e comodo agli utenti che la devono trovare, la devono usare. E questo lo trovi nella scelta dei menu, nell'organizzazione di dove mettere i contenuti, dove mettere i servizi all'interno del sito, come chiamare le voci del menu. Un menu che abbia una voce altro è già sbagliato di per sé, oppure menu che abbiano voci su livelli di dettaglio diversi. E poi ci sono gli aspetti più grafici, se vogliamo, no? La presentazione dell'interfaccia utente, quindi che colori, che forme, che posizioni, che immagini, che sfondi, no? Tutta la parte più, prima di tutto di layout, cioè dove metto le cose, e poi di aspetto visivo, quindi font, colori, sfondi, sfumature, effetti vari, eccetera. Purtroppo molte volte si confonde questo con il resto. Cioè, quando tu hai un sistema informativo e per fare l'interfaccia utente prendi un grafico, hai saltato un passaggio, perché il grafico ti farà le cose bene, ma come ti organizza l'informazione lui non lo sa. Tipicamente il grafico ti dà 3 pagine di esempio e sulla base di questo poi ci vuole qualcun altro che organizzi i contenuti incasellandoli in quella grafica lì, no? Ma c'è l'operazione di organizzare i contenuti, di presentazione dell'esperienza utente, sono cose diverse che dovrebbero precedere, no? La progettazione grafica. E poi c'è la parte più specifica di interaction design che sta crescendo in questo periodo, che mette dentro anche il device, quindi va a vedere le modalità fini di interazione specifiche di ciascun device, dove però appunto come sistema informativo ci interessano meno. Quindi questo qua, se vogliamo un po' riassumere, tra l'altro questa vignetta che c'era, beh, io volevo solo accendere la televisione, no? L'interfaccia la cui completa, ma la cui complessità si frappone tra l'utente e l'obiettivo che vuole raggiungere. Quindi c'è un telecomando talmente complicato che richiede di leggere un libro di istruzioni per poter essere utilizzato, no? Questo è ovviamente ciò da cui vogliamo stare lontani. Vado ancora avanti 10 minuti, poi mi fermo. Allora, tanto per impostare l'approccio che vogliamo avere, sono 3 slide. Se uno va a prendere l'approccio tradizionale, no? Del sviluppo del software, in particolare applicato ai sistemi informativi più di tipo gestionale, il focus era sul sistema. Ci chiediamo quali funzioni il sistema deve fornire al suo utente. Mentre, e quindi ad esempio qui fa l'esempio dell'ascensore, se io devo progettare un ascensore, cosa deve fare l'ascensore? Deve andare a un certo piano, deve aprire la porta, deve chiudere la porta, deve fermarsi possibilmente e deve gestire l'invio dell'allarme. Queste sono le funzioni che il sistema mette a disposizione dei suoi utenti. Se però partiamo da qui, ci diventa difficile
combinarle tra di loro in un progetto organico queste funzioni. Infatti l'approccio che abbiamo anche seguito noi è: partiamo dall'utente, descriviamo le funzioni del sistema, sì, ma le descriviamo nel contesto di come l'utente le usa e che obiettivo dell'utente soddisfiamo nel momento in cui l'utente le usa. Quindi ci chiediamo come vogliamo che l'utente usi il sistema, e quindi l'utente ha un caso d'uso che è chiamare l'ascensore, quando l'ascensore è arrivato ci entra, seleziona un piano, decide di fermarlo in caso di emergenza, può chiedere aiuto, può uscire dall'ascensore, questi sono i modi con cui l'utente usa il sistema. È chiaro che per poter usare l'ascensore in questi modi, l'ascensore stesso deve fornire queste funzioni. Ma il percorso che vi ha seguito è dall'utente verso il sistema, dai requisiti dell'utente, dai casi dell'utente, verso le funzioni che il sistema deve realizzare. E allora, se so come e quando l'utente usa una certa funzione, riesco poi anche a progettare l'interfaccia utente adeguata per attivare quella funzione lì. E quindi di conseguenza possiamo progettare l'interazione. L'interfaccia, chiamare ascensore significa avere un bottone chiama. Cioè all'esterno dell'ascensore, di tutti questi casi d'uso, solamente il primo. Quindi se vogliamo fuori dall'ascensore, basterebbe mettere questo. In realtà ciò che si trova spesso è il bottone di chiamata con l'indicazione del piano a cui si trova attualmente l'ascensore, che estende un pochino questo caso d'uso. Non è richiesto qua. È un feedback, in un certo senso, che ci dice cosa sta facendo l'ascensore. Se noi premiamo per chiamare e vediamo che questo numerino non si muove, dopo un po' cominciamo ad avere il dubbio che la nostra chiamata non sia stata presa. In alcuni casi il bottone di chiamata si illumina nel momento in cui lo premete, anzi, quasi sempre. E allora vi dà la conferma in più, il feedback, che questa chiamata sia stata ottenuta. Quindi un conto è dire ho bisogno di questo caso d'uso, l'altro conto è di dire quali sono gli elementi di interfaccia che voglio creare per supportare questo caso d'uso e come devono comportarsi questi elementi. Dentro l'ascensore ho invece un'altra serie di altri casi d'uso. Beh, entra ed esce è una cosa che non richiede interfaccia utente, più che altro c'è la fotocellula che fa in modo di non pinzare l'utente in mezzo, ma se no c'è, seleziona un piano, ferma l'ascensore e chiede aiuto. Quindi dall'interno devo avere i piani da selezionare, l'arresto e l'allarme. E questo, vabbè, è un esempio semplice sull'ascensore, che poi è un oggetto appunto tangibile. Vedete che tra l'altro che i bottoni sono messi 0, 1, 2, 3, dal basso verso l'alto, non 0, 1, 2, 3, come si vede a volte, con lo 0 in alto a sinistra i numeri che vanno avanti su due righe, su tre righe, no? Danno anche l'idea. Poi in alcuni casi ci sono le frecce che dice sta salendo, sta scendendo, eccetera, però arricchiscono queste informazioni. Ma l'idea è che se fossi partito probabilmente da questo elenco di funzioni, non avrei avuto nessun elemento, cioè immaginate di non aver fatto i casi d'uso. Siamo qua. Allora vi chiedono, ma che bottoni devo mettere fuori al piano? Beh, quello per aprire la porta? Boh, per andare al piano? L'utente quando preme mi dice già a che piano vuole andare? Non lo so. Poi perché l'ascensore li usiamo tutti i giorni, quindi sappiamo come sono fatti, no? Ma proviamo a immaginare un sistema nuovo. So che deve avere quella funzione, ma che tipo di interfaccia, quando e dove quella funzione deve essere attivata? In che contesto? Non lo so, sono i casi d'uso che mi danno il contesto. Allora, se parto dalle funzioni, se sono fortunato, capita mai, allora mi viene poi un'interfaccia decente, se no mi viene poi un'interfaccia che richiama solamente le lamentele e le difficoltà d'uso da parte degli utenti. Quindi questo qua è un percorso che vogliamo fare. Completare i nostri casi d'uso con una progettazione razionale e sensata dell'interfaccia.
questo ha anche poi un altro sottoprodotto, nel senso che quando viviamo il caso duro, diciamo che l'utente fornisce al sistema questa, l'informazione del piano in cui vuole andare, io, tornando al mio modello concettuale, ho un dato che sto passando. Allora, se io dico che l'utente fornisce un dato, io voglio vedere dove nell'interfaccia questo dato viene inserito, perché se no dico che l'utente fornisce un dato ma non ho il modo per raccoglierlo questo dato, allora qui lo vedo perché c'è il bel bottone, no? E quindi ci aiuta anche, se vogliamo, come controllo in più, fare diciamo, una semplificazione dell'interfaccia, poi vedremo, useremo i momenti, qui non facciamo progettazione grafica o altro, useremo gli strumenti molto semplificati per far questo. Però almeno abbiamo idea di quali sono gli elementi essenziali che perlomeno contengono l'informazione che deve essere scambiata. Quando il sistema fornisce all'utente l'agenda della giornata, ok, sta agenda dov'è? Dove la leggi? Come la leggi? Perché se invece ho un campo stretto che mi fa stare solamente un appuntamento, allora ho un disallineamento tra quello che è la percezione dell'utente e quello che è l'intenzione di chi ha progettato il requisito funzionale. Quindi ci aiuta anche, se vogliamo, a recuperare l'aspetto visivo che nei casi d'uso abbiamo perso. Noi abbiamo lavorato molto con diagrammi, poi arrivati al caso d'uso abbiamo lavorato con testo. Va bene. Questi, diciamo così, ragionamenti sull'interfaccia ci aiutano anche a verificare che i vari passaggi, i vari step del caso d'uso abbiano un senso quando poi usati dall'utente. Se i requisiti utente, quindi casi d'uso, fossero diversi, l'interfaccia utente potrebbe essere diversa. Ad esempio, se i casi d'uso sono chiamare l'ascensore per scendere, chiamare l'ascensore per salire, fuori dalla porta metto due bottoni di chiamata e non uno. Allora lo spiego, questo bottone qua lo dovete schiacciare se salite, questo se scendete, ok? Perché i bottoni che ci sono lì a terra, al piano terra, negli ascensori della cittadella, mettetevi lì 10 minuti quando non avete niente da fare e guardate come le persone li usano. Allora, il caso più frequente è che uno arriva lì e dice io sono talmente importante che li schiaccio tutti e due, no? Perché così arriva prima, cioè, o cose di questo genere. Quindi qua c'è ancora del lavoro da fare. No? Questa è la soluzione semplice e diretta all'interfaccia che esige questi due casi d'uso. Nel momento in cui uso l'ascensore, lo chiamo perché voglio salire o lo chiamo perché voglio scendere. No? Dopodiché magari tu vuoi scendere, ma l'hai chiamato anche per salire, per cui l'ascensore si ferma di fronte a te e chiedi salite o scendete. Però non sei particolarmente sveglio questa mattina, o se l'hai chiamato per salire e per scendere, può darsi, se tu lo chiami solo per scendere, mentre l'ascensore sta salendo non si ferma il tuo piano, si fermerà quando scenderà, cioè più intelligente l'ascensore di te. Però, di nuovo, ribaltiamo il ragionamento. Perché gli utenti sbagliano? Questa interfaccia che sembra tanto semplice, sembra tanto ovvia, viene abusata costantemente. Perché? Possiamo far di meglio? Non lo so, è la risposta. Però questa è un po' la logica in cui, migliorativa in cui dovremmo metterci. Poi questa è l'interfaccia interna che aggiunge a quella esterna, anche apri porte, chiudi porte. Ditemi quanto ci mettete a decodificare queste due icone. Io ci metto sempre un attimino. Un attimo a pensarle. Mentre 3 è 3, non ti accorgi che stai leggendo 3, qui ti accorgi che ci stai pensando. Quindi anche qua si può far di meglio. Nell'intervallo pensate alla differenza tra meno 1 e sotterraneo. Facciamo un po' di pausa.